superare appunto la dimensione individualistica, che è questa che ti estranea molto da un contesto sociale, alla fine ti porta appunto nello spazio di un banco a percepirti come estranea. No, se poi pensi che la maggior parte dell'equazione non solo è nel banco, ma è sul libro, che è un ulteriore pezzo quadrettato, esatto, no, del mondo. Una cosa che mi viene da citare come immagine, che ovviamente poi si può cercare di riutilizzare in un ambito più astratto, che è un'immagine che viene proposta da Hegel, credo, nella filologia dello spirito, ma non vorrei sbagliarmi. L'ultimo esame di filosofia moderna ho preso 18, per cui possiamo sicuramente... 18 è passato. Vabbè, nel senso, cosa c'è detto Hegel? L'immagine, adesso non mi ricordo l'immagine, credo fosse la legge del cuore, ma non vorrei sbagliarmi. Quella in cui fondamentalmente nel fatto che io decido di agire in maniera etica, ovvero affrontare i mali del mondo, mi ritrovo a dover, con un'altra persona con lo stesso obiettivo, che non è una figura con cui mi coalizzo per raggiungere lo stesso obiettivo, ma è un'altra figura con cui entro in un conflitto. Nel momento in cui un altro con lo stesso obiettivo, Hegel dice, sì, crea una situazione che è un conflitto per il fatto di perseguire lo stesso obiettivo, perché se c'è una dimensione individualistica in cui penso di poter fare tutto fondamentalmente da solo. Hegel è stato Bruno che ha detto che la dimensione della collettività è una dimensione che è fondamentale, perché non puoi pensarti solo come tu da solo, che appunto chiuso in un banco, chiuso in un libro, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi ribaltare la condizione storica o la condizione della mente. Quindi si ritorna sempre sotto. Grazie. Questo pezzo di Hegel non è semplice. E... ma... quindi è sempre il punto a cui ritornavo prima. Dicevi che era tratto da un fumetto. Beh sì, in realtà no. In realtà anche a livello fumettistico ne posso tirare mille di ste cose, però come dire, si ritorna sempre lì, c'è una dimensione che è più un ripensarsi come collettività. Senza quella dimensione lì, forse un cambiamento effettivamente radicale non si può effettivamente ottenere in nessun modo. Però è, volendo, la dimensione collettiva che è proprio da scoprire in tutti gli ambiti della realtà, volendo, alla fine. Era bella questa cosa qui, sempre più in un box fino ad arrivare al libro, poi l'uscita è il cellulare, che anche quello è un piccolo box, finisci nella notte, ti riapri al mondo, ma è un mondo virtuale, no, più un mondo reale, targetizzato per i tuoi gusti, completamente individualista.